buona giornata a tutti voi telespettatori, un buon inizio di settimana. Diamo uno sguardo, prima che arrivino i nuovi dati, a quegli ultimi che sono arrivati da Azienda Zero in merito alle variazioni Covid, di positivi Covid. E allora dalla tabella si vede che ci sono tre in realtà i nuovi casi positivi che si sono registrati alle 17 di ieri, perché nello specifico si tratta di una donna del Kosovo di 19 anni, quindi un'età molto giovane a differenza di quanto accadeva nei mesi scorsi, una donna del Camerun di 54 anni e il bambino, un bambino di 3 anni sempre del Camerun. Questi due sono stati conglobati perché appartengono allo stesso nucleo familiare, di conseguenza questi due nuovi casi hanno appunto conglobato due e sono tre in realtà. 1293 restano le persone in isolamento domiciliare, mentre ieri sera la situazione era decisamente positiva perché una persona in meno in area non critica, 141 persone, stazionaria la situazione in terapia intensiva, quindi questo zero, restano 9 i pazienti in terapia intensiva di cui 3 positivi e fortunatamente 0 decessi, restano a quota 1435, in ogni caso tantissime le persone che dal 21 febbraio ad oggi hanno perso la vita. E in questa tabella non ci sono invece i casi, 10 casi positivi che si sono riscontrati alla casa di riposo Bombozzolla di Farra di Soligo. Vediamo allora com'è la situazione. Covid-19 torna l'incubo nelle case di riposo. 8 ospiti e 2 operatori positivi al Bombozzolla di Farra di Soligo, ma il bilancio è provvisorio perché dopo i 203 tamponi effettuati ieri sugli anziani ed il personale si attende l'esito degli altri 78 test eseguiti oggi ai familiari e ai fornitori della struttura. Tutto è partito dalla positività di un anziano che peraltro, come da protocolli sanitari, prima di essere accolto nella casa di riposo era risultato negativo a 2 tamponi. Riprova di quanto subdolo possa essere il virus e la sua circolazione sotto traccia. Quando è entrato è stato messo in camera con un'altra persona, giustamente perché era negativo, poi si è positivizzato a un altro tampone e naturalmente questo ha a sua volta ovviamente contagiato anche il compagno di camera, che è risultato positivo insieme sostanzialmente ad altri ospiti e a 2 operatori. Un 96enne ricoverato in malattie infettive a Treviso, gli altri positivi sono in isolamento in un'area separata della struttura. La task force anti-Covid dell'ULS 2 sta lavorando incessantemente per isolare e bloccare il focolaio. L'operazione a maglie strette che abbiamo fatto e che vuole la regione, giustamente la regione con la dottoressa Russo, è quella di testare subito, immediatamente, ed isolare. Quello che stiamo facendo, però questo significa che il virus, come giustamente ha detto lei, sta girando e questo comporta il fatto che dobbiamo tutti rispettare le regole per evitare ulteriori focolai. Da chi sia partito il contagio che ha infettato il primo anziano e che a sua volta ha portato il virus nella casa di riposo, ancora non si sa. Stiamo lavorando su questo. E solo che vogliamo essere certi, deve essere sequenziato anche il virus, devono essere fatti ulteriori tamponi, vanno tracciati tutti i collegamenti, per cui ancora è prematuro, credo che la prossima settimana dovremo avere un quadro più certo e sapere anche evidentemente da chi è partita l'infezione. E c'è molta preoccupazione anche dallo stesso presidente della casa di riposo di Farra di Soligo, che parla di un virus subdolo e, come appunto appena dichiarato anche lo stesso presidente direttore dell'ULS 2 Benazzi. Tra l'altro hanno davvero bloccato e blindato tutto all'interno della casa di riposo. Un virus veramente subdolo. Purtroppo sì, si è manifestato da noi l'altro ieri in una situazione che eravamo convinti ormai andasse scemando e noi e tutti gli operatori stavamo un po' tranquilli, pur tenendo sempre la guardia alta. Un virus subdolo per un focolaio scoperto solo per l'ulteriore puntiglio di fare 2 tamponi dopo l'arrivo di un nuovo ospite al quale avevano già fatto precedentemente altri 2 tamponi, tutti risultati negativi. Quindi al quinto controllo la persona è risultata positiva, peraltro senza sintomi. Pertanto è stata una sorpresa che ancora una volta dimostra che la pericolosità del virus non è da sottovalutare neanche a 5 mesi dalla sua comparsa, diciamo, a largo raggio. La persona ora si trova nel reparto coronavirus allestito all'interno della casa di riposo di Soligo. Abbiamo applicato tutti i protocolli inerenti a una situazione del genere
I pazienti positivi, i sei pazienti positivi, sono stati isolati in un'area dell'istituto dedicata. Noi non avevamo avuto bisogno prima, ma questa si chiama nuova area Covid, dentro la quale saranno, diciamo, assistiti da personale del Bombo Zolla dedicato, nel senso che anche il personale che si occupa di questi ospiti non potrà aver contatto né con i colleghi né naturalmente con gli altri ospiti dell'istituto. Isolamento totale dunque per quasi tutti i contagiati, perché il compagno di stanza del paziente zero invece ora si trova nel reparto infettivi dell'ospedale di Conegliano. Era stato trasferito inizialmente per altri problemi di salute da Soligo con tampone negativo, diventato positivo al controllo di accesso al nosocomio della città del Cima. Con questi dati e soprattutto con l'estrema incertezza su possibili nuovi contagi, la direzione della casa di riposo ha deciso di tornare a limitare il contatto tra ospiti e familiari. Ai cittadini e anche ai parenti diciamo che si tranquillizzino, che la situazione è sotto controllo e che purtroppo dobbiamo limitare, anzi evitare gli ingressi e anche le visite dei familiari. Quindi si ripeterà con le videochiamate? Ecco, le videochiamate saranno l'opportunità che rimane per poter avere un minimo di comunicazione tra i familiari e gli ospiti. Lei sa quanto durerà ancora, diciamo, questa chiusura? Magari lo sapessi. Siamo in collegamento Skype con la nostra Angelica Montagna. Angelica, buongiorno. Ma se ti trovi in un posto meraviglioso, che chi è di Bassano conosce molto bene, siamo sul fiume Brenta, giusto? Esatto Vanessa, buongiorno ai telespettatori. Come vedete alle mie spalle sono in un posto meraviglioso ed è quella che noi bassanesi chiamiamo un po' la Bassano Beach, ovvero quella parte del Brenta proprio accanto al Ponte Vecchio, che proprio per i bassanesi diventa una spiaggia, la spiaggetta classica, tipica, ormai da anni, anni, decenni del bassanese, che a piedi viene a prendersi il sole, ma anche i freschi che proprio la Brentana porta assieme al fiume. Ebbene, lo documenteremo poi questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Abbiamo documentato proprio ieri anche l'affluenza sempre massiccia dei bassanesi. Però c'è un però. Purtroppo la parte che voi vedete, la parte alle mie spalle, è una parte bella, anzi addirittura possiamo dire che è una parte ancora più in ombra di quella più a nord, ed è la parte, la riva sinistra, è ancora chiusa, inaccessibile. Perché? Perché quel cantiere, che in realtà cantiere non è stato, poi della centralina, blocca con una rete metallica l'accesso a quest'altra ala molto bella, ancora più verdeggiante, ancora più in ombra appunto dell'altra. Quindi ci si chiede perché i bassanesi siano costretti a godere metà del fiume Brenta, quando invece in realtà sono state fatte delle istanze, sono state chieste al sindaco Elena Pavan più volte di poter riaprire questa fascia per poterla proprio godere i bassanesi di quella che è la loro Bassano, la nostra Bassano. Ebbene, il sindaco Pavan aveva assicurato che in qualche maniera avrebbe aperto i cancelli, in realtà così non è, e quindi vi mostreremo un po' la differenza di quelli che erano gli altri anni, carichi di gente di bassanese un po' ovunque. In realtà purtroppo questa Bassano a metà, nel posto dove in realtà non solo c'è anche un vedete anche il venticello si sta alzando adesso, di refrigerio, ma anche è proprio un posto tipico di anima, di ricordi dei bassanesi. Molto educatamente si recano la domenica, quindi chiederemo il perché di questa Bassano a metà, quando in realtà c'è tutta la fascia che vedete alle mie spalle che potrebbe essere usufruita, e invece è interdetto. Non si riesce a capire in realtà veramente perché questa chiusura, che non serve proprio a nulla. Quindi insomma cercheremo di indagare, di farvi vedere un po' quello che è stato l'afflusso anche nella giornata di ieri, la giornata di domenica. Adesso non ci sono bassanesi, sono qualche nonno sporadico che porta il nipotino, ma in realtà, insomma, essendo lunedì, tutti sono tornati, grazie a Dio, insomma, alle loro incombenze, al loro lavoro. E quindi però vi mostreremo, perché ieri siamo venuti a fare una capatina e abbiamo visto i bassanesi a metà, però ecco questo.
Bene, grazie, grazie allora alla nostra Angelica Montagna. Nei telegiornali di questa sera, come ha annunciato Angelica, appunto vedremo questa disparità tra una riva e l'altra del fiume Brenta. Siamo proprio a Bassano. Beh, Bassano città d'arte, Bassano città di turismo, e proprio di turismo a livello veneto, a livello italiano, ha parlato lo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia. Piagge e monti affollati di pendolari solo nel fine settimana, pochissimi stranieri, città d'arte e terme che scontano pesantemente il crollo delle presenze turistiche. Il Covid sta provocando danni enormi ad uno dei settori trainanti dell'economia del Veneto. Abbiamo perso circa 60.000 posti di lavoro, dei quali almeno 35.000 nel comparto turistico. Il turismo è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato, siamo la prima realtà turistica d'Italia con 70 milioni di presenze turistiche. La Regione Veneto sta sostenendo il settore in grave crisi, ma sicuramente il 2020 sarà un anno drammatico per le imprese turistiche della Regione e per tutto l'indotto. I nostri operatori sono eccezionali, si stanno dando da fare, noi abbiamo cercato di intervenire con delle risorse fresche, con dei finanziamenti, ma non bastano, ci vogliono risorse più importanti che vengano dal governo centrale, e poi siamo partiti anche una campagna che è sotto gli occhi di tutti, insomma la campagna con il V, Veneto, del Land of Venice, a livello nazionale e internazionale. Abbiamo soldato gli ambassadors o gli influencer, mi prendevano in giro 4 mesi fa quando lo dicevo, vedo che tutte le regioni fanno così però, e fra l'altro da noi siamo riusciti a ingaggiare questi comunicatori gratuitamente, vendendo loro, diciamo, delle esperienze uniche che poi vivono in Veneto, si iniziano già a vedere i loro report nel mondo digitale. Direi che è una sfida, certo che sarà l'anno orribile per il turismo. Noi adesso speriamo di recuperare durante questi mesi di luglio e di agosto, però ormai mezza stagione se n'è andata. Adesso siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito il sequestro preventivo per l'equivalente in beni di circa 1,7 milioni di euro nei confronti di una ditta individuale con sede a Schio e del suo titolare, un cittadino sempre di Schio. Gli accertamenti preliminari sulla base di gravi indizi di violazione alle norme tributarie sono emersi durante l'analisi degli alert di rischio che arrivano dalle interrogazioni alle banche. Insomma, grazie ai contatti e ai controlli con le banche, i finanzieri sono riusciti a risalire a questa violazione, violazione delle imposte, evasione delle imposte, e sono riusciti quindi a risalire a questo imprenditore di Schio, e sono stati sequestrati i beni per 1,7 milioni di euro. Ieri è stata una giornata nera per quanto riguarda gli incidenti stradali, ricorderete abbiamo parlato anche di quel terribile mortale che si è verificato nel Trevigiano a Lori, e un altro incidente stradale si è verificato invece nell'Alta Padovana. Vediamo se... Allora intanto... Noi proseguiamo intanto che arriva il servizio a parlare di controlli proprio per cercare di arginare al massimo le violazioni ai limiti alla sicurezza che sono poste in questo periodo di emergenza Covid, post-Covid come lo definiscono tanti, quindi controlli per la movida serale. Weekend di controlli sia in uniforme che in borghese. La polizia locale setaccia soprattutto il centro storico, nonostante nessuna zona sia immune. Obiettivo: stanare quelli della movida sregolata. Diciamo che non c'è una zona calda in particolare, perché questi gruppi di avventori si spostano da un locale all'altro. È logico che il centro di Treviso, proprio anche per la bellezza del centro, è monitorato di più rispetto al resto del territorio, che comunque viene ripeto, monitorato. Un piano anti-assembramenti, soprattutto nelle piazze, vitali e ricettive, per cui sindaci e prefetture si sono battuti e l'hanno giurata a chi commette infrazioni. Parola d'ordine e collaborazione che sembra piacere al popolo della Marca. Bar ed esercenti sguinzagliano fuori dai locali gli angeli anti-Covid e le multe suonano in agguato, ma la gente della notte abbraccia la volontà di divertirsi in sicurezza. Diciamo che l'ordinanza sulla somministrazione, ricordiamo che dalle 21 alle 3 di notte si può somministrare solo all'interno del plateatico, ha dato veramente ottimi risultati. È stata elevata alla fine solo una sanzione a un locale, e quindi la movida fatta in modo responsabile, diciamo che a Treviso esiste. C'è qualche minuto di pausa e ci ritroviamo subito dopo. Ecco.
Rieccoci in diretta. Abbiamo annunciato poco fa un grave incidente stradale avvenuto nell'Alta Padovana. Siamo a San Martino di Lupari, vediamo assieme di che si tratta. Ha perso il controllo della moto scivolando a terra. Un colpo fortissimo per un 27enne di Santa Maria di Sala coinvolto in un incidente la notte tra domenica e lunedì. Il ragazzo in sella alla sua motocicletta era a San Martino di Lupari, all'altezza dell'incrocio tra via Brenta e via dei Martiri. Ha perso il controllo della sua Suzuki ed è stato sbalzato a terra. Il giovane, rimasto ferito gravemente, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Padova in codice rosso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, il 27enne verso mezzanotte 40 stava percorrendo la strada regionale 53 da Castelfranco verso Cittadella quando ha perso il controllo della sua Suzuki, sbandando e cadendo rovinosamente sull'asfalto. Gli agenti hanno eseguito i rilievi fino a notte fonda. Disagi pesanti sono stati causati da questo periodo di emergenza Covid anche proprio sullo stato d'animo, sulla psiche di tante persone che soprattutto a causa della solitudine, tantissime persone, si parla addirittura del doppio di persone, pensate, che si sono rivolte a Telefono Amico. Fra le emergenze che il Covid ha portato con sé, anche la solitudine che si trasforma in disagio, lo sanno bene gli operatori volontari di Telefono Amico Italia, che ha contato più di 25.000 chiamate nell'arco di 3 mesi al numero gratuito messo a disposizione. Le tematiche sono sicuramente la difficoltà di restare da soli, specialmente durante il lockdown, perché la difficoltà di interagire con gli altri, la solitudine, di restare in casa anche e non essere abituati a rimanere in casa tutti insieme, perciò problemi di convivenza. Anche il post-Covid è assolutamente un problema, perché le persone non sono più in casa, ma però hanno paura per il lavoro. Poi c'è la difficoltà di relazione. Raddoppiate le chiamate anche al centralino di Bassano del Grappa con i suoi volontari formati. Siamo una ventina di volontari che si alternano in una sede ovviamente che conoscono solo i volontari, per ovvie ragioni, e il servizio va dalle 10 della mattina fino alle 24. Una no profit, Telefono Amico Italia, che vede il centro di Bassano far parte del circuito nazionale di 500 volontari sparsi in oltre 20 centri. Ma c'è sempre bisogno di volontari nuovi per il corso di formazione in partenza a metà settembre. È un'esperienza che comunque ti mette in contatto con persone con cui non avresti mai modo di interagire con quella naturalezza o con quella semplicità, perché è in completo anonimato, perciò la persona che chiama si sente nella libertà di aprirsi e anche di esprimere le proprie emozioni, perché è sicura che dall'altra parte c'è comunque una persona che ascolta con empatia e che atterrà tutto per sé. È una novità assoluta per Telefono Amico Italia. È un progetto che c'è da tempo, ma che si è sviluppato proprio con il lockdown, ed è il WhatsApp Amico. Oltre al telefono c'è anche la possibilità di WhatsAppare con il Telefono Amico e con i volontari di Telefono Amico. La fascia d'età è un po' più bassa. Dopo i primi 3 mesi, addirittura le prime statistiche parlano che sono le donne che utilizzano di più questo servizio. E adesso parliamo di scuole, facciamo un po' il punto della situazione a livello provinciale proprio con il presidente della provincia, nonché sindaco della città di Vicenza, Francesco Rucco. Scuola, ma quanto mi costi? Se gli investimenti a livello statale sull'educazione scolastica sono infinitesimali, a livello locale le province si danno da fare per mantenere elevati gli standard degli edifici che accolgono ogni anno migliaia di studenti. La provincia di Vicenza non è messa male, nel senso che noi con i certificati di prevenzione incendi siamo addirittura a una copertura quasi al 100%, siamo una delle pochissime province d'Italia che hanno questa eccellenza. Un altro percorso, un'altra, diciamo, scommessa che porteremo avanti sarà l'antisismica.
pandemica, che è una normativa più recente sulla quale stiamo incominciando a investire risorse impontate e saranno i prossimi lavori che faremo nei prossimi anni. Manutenzioni, sistemi antisismici, sistemi antincendio. Le scuole vicentine in tema sicurezza mantengono un buon livello e con una sempre più ridotta popolazione scolastica il tema nuovi edifici passa decisamente in secondo piano. Sicuramente dovremo riqualificare quello che c'è, riorganizzare gli spazi. Purtroppo la natalità è in fase di decrescita e quindi bisogna tener conto anche di questo. È inutile fare cattedrali nel deserto per dopo non riempirle, quindi lasciandole vuote. Lavoreremo sicuramente sulla riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi esistenti. Vedo che si sta collegando via Skype la nostra Valentina Visentin da Padova. Valentina, ci senti? Eccoti qua. Sì, ti sento. Eccoci. Ci sono novità importanti da Padova, sì, perché, giusto? Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova, ha appena annunciato le sue dimissioni dall'incarico di vice sindaco, dimissioni che verranno ufficializzate e formalizzate domani con la firma per appunto iniziare la sua campagna elettorale, quindi la candidatura alle prossime regionali. E vi faccio vedere la conferenza stampa che è in corso adesso, perché Lorenzoni sta parlando, vi porto dentro, vi faccio vedere. Eccolo qui. Lorenzoni sta ancora parlando, noi usciamo perché ovviamente non possiamo parlare mentre c'è il discorso in onda. Comunque Lorenzoni appunto ha detto che ha scelto di metterci la faccia, la stessa scommessa che ha voluto portare avanti 3 anni fa candidandosi a sindaco di Padova e poi in ticket con Sergio Giordani dopo il primo turno. Ha detto: la stessa scelta la voglio fare anche adesso per le regionali, voglio metterci la faccia, consapevole che è possibile un'alternativa politica che mette insieme la politica alla società civile, quindi ripetere l'esperienza di coalizione civica anche a livello regionale, ovvero unire il Partito Democratico con le varie realtà del mondo civile regionale. Queste appunto le prime parole di Arturo Lorenzoni, che però non ha ancora svelato, insomma non si sa chi prenderà il suo posto al momento come vice sindaco di Padova e con le sue deleghe, che ricordiamo tra le altre cose all'importante delega all'urbanistica e alla mobilità. Ancora indiscrezioni non ce ne sono, quindi neanche da voi che bazzicate tra le stanze del municipio? Allora, pare che non siano assessori attualmente in carica, sarà l'assemblea comunque di coalizione civica a dire l'ultima parola sul nome appunto che porterà Palazzo Moroni in sostituto di Arturo Lorenzoni. Visto che ti ho in linea, Valentina, ti chiedo anche se ci sono particolari novità che interessano, che arrivano proprio da Padova per noi. Diciamo ieri nel collegamento Skype durante la vostra edizione straordinaria che c'era un'anziana in casa di riposo, sì, che era positiva. Allora l'anziana in realtà si tratta di un'anziana asintomatica che è stata positiva e si sta negativizzando, però al momento a volte il tampone ritorna positivo, quindi è un caso strano di un'anziana che non riesce completamente a negativizzarsi dal virus ed è attualmente ospitata nella casa di riposo Buonora di Campo San Piero. Per quanto riguarda invece la cronaca locale, c'è da registrare un incidente piuttosto grave nella notte, sempre nell'Alta Padovana, a San Martino di Lupari, con un motociclista 27enne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova dopo aver perso il controllo della sua moto. Sì, infatti l'abbiamo appena seguito, l'abbiamo appena visto, quindi insomma tra l'altro ieri è stata una giornata letteralmente nera per quanto riguarda incidenti stradali e soprattutto per motociclisti. C'è stato anche il mortale nel Trevigiano, quindi questo purtroppo è l'ultimo di una serie di bruttissimi incidenti stradali che si sono verificati nel fine settimana. Grazie intanto a Valentina Visentini, grazie, quindi ti lascio tornare alla conferenza stampa del vice sindaco, dell'ormai ex vice sindaco Arturo Lorenzoni. E c'è da dire che questo periodo di emergenza Covid non ha di sicuro fermato quello che viene definito il pellegrinaggio sull'Ortigara, che tra l'altro quest'anno ha assunto un significato del tutto particolare. Vediamo assieme. Cent'anni fa è stata posizionata qui sul Calvario degli Alpini la colonna Mozza, era appena finita la Prima Guerra Mondiale. È passato tanto tempo, ma la presenza degli alpini qui oggi ci fa sapere che quella scritta, per non dimenticare, è diventata memoria.
Memoria di morte perché diventi messaggio di vita e rinascita, memoria che diventa elemento fondamentale per aiutare un intero popolo, anche e soprattutto in questo difficile momento legato all'emergenza coronavirus, a non sentirsi perso. Ci dovrebbe rendere più forti, se ci si sente soli ci si sente deboli, se si sa di appartenere a un grande popolo, un popolo che ha fatto anche grandi sacrifici e questa montagna ne è l'esempio, beh, l'orgoglio, il senso di appartenenza ci aiuteranno ad affrontare quelle che saranno anche le prossime stagioni durissime. Perché dopo la crisi dell'emergenza sanitaria c'è quella economica, dovrà vederci veramente stringersi tutti assieme come un solo uomo, come un popolo. Una manifestazione a ranghi ridotti date le misure di sicurezza Covid, ma ugualmente sentita dagli alpini, da tutte le persone che non sono volute mancare sull'Ortigara, su questo monte che vide tante, tantissime, troppe giovani vite stroncate dalla brutalità della guerra. Il momento qui oggi, sulla cima dell'Ortigara, 100 anni dopo il primo raduno fatto proprio qui, è per avere quell'attimo e quel momento fondamentale che deve essere qualcosa che non identifica solo gli alpini. Quelle parole scritte qua sulla colonna Mozza per non dimenticare dovrebbero essere un monito per tutti gli italiani e soprattutto per i nostri giovani, perché non dimenticare è fondamentale, non dimenticare vuol dire saper avere la propria identità, vuol dire capire ed essere pronti quando c'è bisogno. E gli alpini hanno dimostrato anche in questi mesi terribili di essere pronti. E da qui, dal Calvario degli Alpini, devo dire ancora una volta viva gli alpini, viva l'Italia. Inutile, sono cerimonie che regalano sempre grandi, grandissime emozioni. Ricorderete qualche giorno fa ci eravamo occupati di quelli che vengono chiamati buchi neri di Treviso, ovvero sono edifici, appartamenti che sono completamente sfitti o abbandonati o quant'altro. C'era stata la coalizione civica questo duro attacco rivolto al sindaco ed è proprio il sindaco Conte che ribatte. Se non si ha un disegno della città in cui ciò che verrà realizzato in quel buco nero risponde a delle esigenze, rischiamo di avere gli appartamenti invenduti. L'amministrazione deve porsi di nuovo il problema di governare il territorio. L'atto d'accusa sui buchi neri a Treviso era stato depositato sabato scorso. Numeri, luoghi e soprattutto scatole vuote che la coalizione civica ha puntualmente contato, catalogato e soprattutto messo in carico all'attuale primo cittadino di Treviso, che però non pare gradire molto la cosa. Devo capire francamente se questa lista è un mea culpa, nel senso che lui da volontario politico e attuale leader dell'opposizione sta esaminando quanto non è stato fatto nei 5 anni precedenti, perché se pensa che in 1 anno e mezzo di mandato, al netto del Covid, un'amministrazione possa risolvere dei problemi che sono storici per la città, credo che abbia un po' le idee confuse. Però apprezzo il fatto che abbia fatto appunto questa analisi impietosa della città che abbiamo ereditato, con la consapevolezza che questa amministrazione sta facendo davvero molto per andare a risolvere molti problemi che da anni vengono trascinati nel tempo. Sindaco che ribatte indicando siti che presto verranno recuperati per attività e non per residenza. Noi adesso partiremo con la riqualificazione dell'area ex quad, partiremo con la riqualificazione della caserma Salsa, insomma tanti sono i buchi neri che in questo mandato sono stati risolti da un punto di vista progettuale e che vedranno partire molto presto i lavori. Sindaco che non si lascia sfuggire l'occasione per una stilettata politica a Calesso e in genere a tutta l'opposizione in Consiglio Comunale. Ringrazio il leader dell'opposizione Calesso perché comunque ha avuto l'onestà intellettuale di dire che abbiamo ereditato una città piena di buchi neri.
E adesso andiamo a Bagnoli. Beh, senz'altro tutti avete presente l'hub che ospitava i profughi, finito in tante tantissime occasioni sotto i riflettori per episodi non certo positivi che si erano verificati proprio all'interno, ma non solo, della struttura. I profughi sono stati spostati, adesso è partito tutto un lavoro di riqualificazione dell'area e beh, è stata pensata e inaugurata addirittura la piscina all'interno dell'ex hub profughi. Hub di migranti, set cinematografico per una produzione italo-americana e ora piscina, prima ancora ex base militare NATO, le mille vite dell'ex area di San Siro a Bagnoli di Sopra, il luogo simbolo dell'emergenza profughi, è ora un posto di svago e divertimento. Dopo anni e anni di proteste, passerelle politiche durante la gestione dei migranti, ora l'ex hub sarà interamente a disposizione dei suoi cittadini che si potranno rilassare usufruendo della piscina comunale ricreata nel grande giardino. L'area di San Siro infatti era di proprietà del demanio, poi era passata nelle mani del comune che, dopo averla affittata al regista Luca Guadagnino per girare la serie che è stata selezionata al prossimo Festival di Cannes, l'ha sistemata facendola diventare piscina. E adesso ci occupiamo di un'intesa, è stato firmato questo accordo tra la Questura di Padova e il Comune di Cittadella nell'ambito proprio del rilascio dei passaporti. Uno sportello dell'ufficio passaporti è stato istituito all'interno degli uffici del Comune di Cittadella. La firma del protocollo d'intesa tra il questore di Padova Isabella Fusiello e il sindaco Luca Pierobonna per fornire questo servizio di prossimità ai cittadini. Il nuovo sportello aiuterà con la prenotazione degli appuntamenti, l'acquisizione delle relative pratiche e la consegna del passaporto. I servizi verranno erogati da mercoledì 5 agosto 2020 a settimane alterne, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30. Il Comune di Cittadella provvederà ai necessari collegamenti informatici e tecnici e metterà a disposizione un dipendente appositamente formato. C'è una pausa, ci vedremo tra pochissimo. E rieccoci in diretta, tra poco tra l'altro arriva anche il presidente del Veneto Luca Zaia, l'appuntamento come sempre alla sede regionale della Protezione Civile, vedete che i microfoni sono già tutti posizionati, questione proprio di minuti. E intanto io ricordo che nel 2021 ricorre il centenario della nascita di Mario Rigoni Stern e allora stanno partendo tante iniziative per celebrare al meglio questa data importante per tutto l'Altopiano, ma non solo. A cominciare proprio da una richiesta di un'emissione filatelica proprio a lui dedicata. Vediamo. La città di Asiago si è fatta capofila della presentazione della domanda per l'istituzione del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Rigoni Stern, che ricorrerà il 1 novembre del 2021. Il tutto con il coinvolgimento della famiglia Rigoni Stern, della Regione Veneto, della provincia di Vicenza e di importanti personalità e istituzioni. Fra le tante iniziative previste spiccano la richiesta di un'emissione filatelica speciale dedicata proprio a Mario Rigoni Stern per far sì che il messaggio dello scrittore possa giungere, come forse egli stesso avrebbe amato, fino alle più remote contrade. Le celebrazioni previste comprendono un programma culturale molto articolato che dovrebbe svolgersi nel triennio 2021-2023 e hanno l'obiettivo di ricordare la figura del celebre scrittore. Un progetto ambizioso che si lega ad altre importanti iniziative, come la donazione dell'archivio privato che diventerebbe fruibile a studiosi e appassionati. È una notizia di cronaca perché la scorsa notte attorno alle 3.30 siamo ad Agugliaro in via Zanella. I militari della stazione di Sossano e Campiglia dei Berici sono intervenuti alla filiale dell'Istituto Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, dove poco prima ignoti avevano utilizzato un piccone ed avevano danneggiato la bussola d'ingresso. Stavano cercando ovviamente di entrare, prelevare molto probabilmente dal bancomat. Però non sono riusciti a rubare, ad asportare nulla perché sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme che è scattato e di conseguenza li ha fatti scappare. Adesso stanno indagando ovviamente i carabinieri. E ne approfittiamo come sempre, arrivati a questo punto, in attesa del governatore Zaia, per leggere alcuni dei vostri messaggi che state inviando e che continuate a inviare al 340-3218-806. Allora cominciamo proprio con un messaggio, anzi no, non cominciamo con niente perché è arrivato il governatore Zaia e quindi vi lascio direttamente alla conferenza. Roberto.
Oggi abbiamo un ospite, una sorpresa. No, intanto grazie e buongiorno a tutti. So che mancano i punti stampa, ma dicono che se no facciamo danni, allora cerchiamo di farne pochi. E un ringraziamento a tutti i presenti. E peraltro io ho un sacco di cittadini che mi chiedono di vedervi personalmente, mi dicono ma chi è Emiliano, ma chi è Tosatto, nel senso che nell'immagine non vi vedono, per cui magari un giorno vi presenteremo, esatto, no, magari una roba in diretta si potrebbe anche fare. Allora, darei il bollettino, poi due informazioni, cerchiamo anche di economizzare sui tempi. Il numero dei positivi sono 19.401. Sono più 6, stiamo parlando delle ultime 24 ore. Le persone in isolamento sono 1.293, meno 5. Il totale dei tamponi è 1.069.458. Vi darò nei prossimi giorni anche tutto quello che poi è tutto il contingente degli screening, perché questi sono i tamponi, poi sono i saponetti, i sierologici, che sono almeno un'altra milionata. Cioè voi dovete considerare che oltre ai tamponi abbiamo fatto tutto lo screening con il test sierologico. Prego. Mi scuso se interrompo, ma è proprio un dettaglio sui tamponi. Sì. L'Istituto Superiore di Sanità fa ogni giorno il suo report. Sì. In quello di ieri era scritto Veneto tamponi più 5.000 e qualcosa, che sarebbero la metà di quelli, mi pare, che vengono fatti ogni giorno. Ma perché fine settimana capita, nel senso che noi abbiamo i dati, vi posso andare anche i grafici, con tutti i giorni fine settimana solitamente c'è un calo, è un fatto di operatività. No, è reale questo. Ma peraltro io ho portato dei grafici del mese scorso, ve li ho dati per i tamponi, c'era un report e ne viene fuori che vedete le curve a fine settimana per il fatto di operatori possano calare. Allora, i ricoverati sono 144, dei quali solo 22 positivi. Sono più 2 ricoverati, per cui siamo assolutamente entro, diciamo, un contesto di normalità. I morti sono, no scusate, prima di terapia intensiva, sono 9. Se penso che avevamo 3 cifre qualche mese fa. I decessi, i morti sono 2039. Anche questo è un dato. Allora, le terapie intensive 9 è invariato il dato, e per quanto riguarda invece i decessi 2039 è invariato il dato. I dimessi sono 3.654 e i nati 73. Vengo subito ad alcune considerazioni in maniera tale che facciamo veloci. Allora, ne viene fuori uno spaccato del Veneto che è assolutamente una situazione sotto assoluto controllo. Il che non è che bisogna far festa, nel senso che ci sono delle regole minimali, che sono quelle appunto del distanziamento sociale, della mascherina, che vanno applicate. Ma nell'interesse nostro personale e della comunità, insomma, questo è quello che diciamo da sempre. È pur vero che in questo contesto noi abbiamo ormai certezza di dire che il nostro ceppo di virus è un virus meno virulento, ve l'ha detto anche il dottor Rigoli, al quale dopo passerò la parola, che è una grandissima novità, è una rivoluzione, ed è un ceppo che sicuramente è meno virulento, no? Ha una carica virale inferiore, l'abbiamo detto, il dottor Rigoli diceva ma spesso si debbono fare tante amplificazioni in laboratorio per trovarlo, e alla fine c'è sempre il rischio che siano dei pezzi di RNA, che quindi non sia un virus vivo che cresce su una coltura cellulare. Dall'altro c'è questo nuovo fenomeno
che magari qualcuno non aveva ben compreso o pensava fosse il solito discorso da leghisti, no? Perché ormai io ho dovuto rinunciare a un'intervista a una vostra collega nazionale, perché quando ho visto che parlavamo di virus che viene dall'estero, è partita subito col tema del razzismo. Cioè, se anche in sanità non possiamo parlare di malattie guardando nelle palle degli occhi la realtà, allora vuol dire che siamo presi male. Allora, qual è il tema? Noi abbiamo, e vi ricordate che io in tempi non sospetti l'ho detto in più occasioni, bisogna che l'OMS ci dica quali sono, siano i paesi che hanno problemi con il virus, eccetera. Beh, è venuto fuori. Allora, noi abbiamo focolai domestici autoctoni che non ci preoccupano. Ho tutto ovviamente riferito al momento in cui vi parlo, nel senso che a tutt'oggi noi possiamo definire la situazione sotto controllo e direi anche ordinaria, nel senso che non è che ci aspettavamo. Vi ricordate quando è uscita la notizia contagi zero, tutti a far festa, non so quanto tempo fa fu, e io dissi guardate calma, contagi zero ce li avremo quando non avremo più virus, tanto è vero che il giorno dopo abbiamo avuto 24, se ricordate, nuovi contagiati. Oggi vi dico che siamo in una fase di stabilità, di contesti domestici che non ci preoccupano. Ci preoccupano un po' di più, ovviamente, ceppi di virus portati da fuori, per i quali abbiamo intensificato i controlli. È un po' la storia da inizio luglio, no? Poi Carlo Parmigiani vi darà una relazione, ma il Benin, la Serbia, il Kosovo, la Macedonia, le badanti moldave e i parenti dall'Australia, vi cito tutti i casi che conosciamo, il Congo, vedendo anche peraltro un altro dato che non è irrilevante, la diminuzione, l'abbassamento dell'età media. La mamma del Camerun di 23 anni col bimbo di 6 anni infettati. Questa mattina o ieri due gemellini di 4 anni, la loro mamma, e insomma vediamo anche che l'età si abbassano un po' perché gli anziani si sono messi in sicurezza, no? Hanno assolutamente magari più controllo, un po' perché qualche assembramento, io l'ho sempre detto, no? Il virus non ha più un mitragliatore, ma è un ottimo cecchino, però se il proiettile che ha non è il virus locale, domestico, che è un proiettile che ha una bassa gittata, ma in canna mette un virus che viene da fuori, capite che cambia. Allora qualcuno potrebbe dire, ma Zaia perché fa sti ragionamenti? Perché quando io ho visto la questione della Serbia, senza di niente a nessuno, ho fatto sequenziare il virus serbo. E quindi ringrazio i due chiamato Scibetta e Pavesi, perché avevano loro i campioni, no? Vi ricordate la cittadina, la signora cinese, e quindi il tampone ce l'avevamo su Padova, e poi gli altri cittadini su Vicentino. Tanto per il cinese devo dire una roba e ne approfitto, nel report che mi è stato dato quel giorno c'era scritto purtroppo, questo è stato un errore umano, non mio, ma di chi ha scritto il report, attribuiva alla signora la proprietà e la gestione di una profumeria d'Adria, ma non era assolutamente vero, nel senso che mi sembra di aver capito che aveva una parentela con una signora di Adria della profumeria, quindi la profumeria di Adria non c'entra nulla con il caso, e questo è stato acclarato, è stato un errore umano purtroppo di chi ha compilato, perché vedendo i nomi ha fatto confusione, perché mi sembra di aver capito che la sorella, che ha un nome, immaginate, per noi italiani, che è praticamente simile, è stata accreditata come la titolare questa signora della profumeria, ma non lo è, c'è la sorella nella profumeria. Quindi ci scusiamo per la profumeria di Adria, andate in profumeria tranquilli e anzi andate anche a recuperare i giorni persi se qualcuno non ci è andato prima. Invece vi dicevo e ringrazio la dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico, vi ricordate che ve l'ho portati qui, quelli, sia la dottoressa Ricci che il dottor, non mi ricordo più, il virologo, mi scuserà, e loro fanno sequenziazione del virus. Allora, il risultato è questo,
Come d'accordo, le invio il report del sequenziamento dei virus dei tamponi che abbiamo ricevuto dall'ASL 9 e 6, quindi le due ASL che vi ho citato prima, e poi vi dico io in sintesi le considerazioni. Prima considerazione, nei quattro tamponi, quindi i quattro pazienti, la carica virale era molto elevata. Quindi carica molto elevata. Rigoli vi direbbe non è servito arrivare alle 30 amplificazioni per trovare il virus, l'hanno trovato subito. Qui stiamo parlando di sequenziazione, quindi sanno tutto del virus, se ti fa venire l'orticaria, mal di gola, tutto. I virus dei quattro tamponi sono identici fra loro, quindi è lo stesso ceppo, la stessa mutazione, e appartenenti al cluster dei virus isolati in Serbia. Ciò vuol dire che i virus serbi sono gli stessi, cioè tra loro e uguali a quello in Serbia, ben diversi dai virus finora isolati in Veneto e in Italia. Avete capito perché bisogna stare attenti al virus che entra? Perché è molto più contagioso, ci scrive lo zooprofilattico, e non c'entra niente con il nostro, cioè una mutazione sua. Ad oggi non è possibile associare specifiche mutazioni alla diversa patogenicità del virus, perché finora non ci sono abbastanza studi che mettano in relazione le forme cliniche con le mutazioni. Sta dicendo, noi l'abbiamo isolato, abbiamo tutto la sua carta d'identità, qua ci hanno consegnato tutto il materiale, alcune manifestazioni cliniche a oggi non siamo in grado di dirvele perché non, c'è un virus, è una mutazione che non conosciamo. E quindi bisogna avere, oltre al virus, bisogna avere i dati clinici degli ammalati per fare le correlazioni. Gli ammalati che sono del virus serbo hanno tutti mal di gola, vi dico le banalità, gli ammalati del virus serbo hanno tutti sofferenza renale, questo può essere un caso, o hanno tutti miocardite, allora cominciano le correlazioni. Però capite che è stato fondamentale isolarlo, perché sennò si banalizzava tutto, no? Basta, non vi aggiungo altro. Quindi avete capito, abbiamo sequenziato il virus, è stato, quindi grazie a dottoressa Ricci, zooprofilattico delle Venezie, e ottimo lavoro, e questo va ancora una volta a suffragare il fatto che il virus, definiamolo migratorio, cioè non autoctono, allottono, no? Si dice? Allottono, e vabbè, non usiamo termini, il virus non di casa è un virus più aggressivo, e che ha delle mutazioni, ovviamente, essendo cresciuto in un cluster straniero, ha la sua storia. Quindi qua bisogna capire che noi non possiamo dire ho preso il coronavirus in Veneto, adesso vado a far festa dappertutto in giro per il mondo. No, perché basta che ti becchi una mutazione e sei parti punto a capo. E io ho aggiunto tutto. Passerei, se volete, ma vi dico anche due robe... ma passo le domande, dopo vi presento il dottor Rigoli. I pazienti erano quelli del cluster di Vicenza? Sì. Allora facciamo un primo giro di domande. Bone, Pederiva. Erano quattro tamponi. Non è stato il primo tosato stavolta. Lanza. Se facciamo un giro veloce, dopo passo la parola a Rigoli. Marco. Prego. Se stai vicino al microfono mi fai una cortesia. Extra virus, Presidente, due domande. Prego. La prima su Benetton, insomma una importante famiglia veneta coinvolta in questo tema della revoca annosa, pare si stia arrivando a una rottura, volevo sapere che cosa ne pensa lei. L'altra cosa, questo tema dei pieni poteri, cioè il Presidente del Consiglio si è orientato a rinnovare lo stato di emergenza. Do per scontato che conosciamo tutti le ragioni, i motivi. Ovviamente questo inerisce anche a lei, al suo ruolo, le ordinanze, la correlazione qui di PCM, se secondo lei è una scelta opportuna oppure no, grazie. Ma guarda Marco, dalla seconda, lo stato di emergenza ha un aspetto diciamo squisitamente diciamo giuridico, che non è irrilevante, e sanitario, perché è il tema sul quale poi noi ci muoviamo come regioni, e poi ce n'è uno di natura politica, cioè quanti poteri dare, quanti poteri non avere, cioè c'è tutta una serie di riflessioni
Perché io spero che questo tema sia affrontato in Parlamento. Considerate poi che c'è qualche collega che mi dice: ma senti, non ti è venuto un dubbio? Non ci hanno fatto votare a luglio perché c'era lo stato d'emergenza, adesso se ce ne fanno un altro non ci fanno votare più. Quindi magari chiarire anche sta roba non sarebbe male. Però dico, fondamentale coinvolgere il Parlamento su questa partita, anche perché i poteri sono un'altra roba rispetto allo status giuridico e a quello che, come si può dire, è l'emergenza sanitaria. Fermo restando che poi immagino, se è emergenza sanitaria, ci sarà anche qualcuno di natura che scientificamente l'è inquadrata così, no? Perché io non so quale sia il numero di contagiati che bisogna avere al giorno per dire che siamo in emergenza sanitaria, anche questo è un tema. Però ripeto, ve lo dico in maniera molto asettica, se volete anche laica, però penso che sia fondamentale che tutti questi discorsi vengano chiariti in Parlamento. Per quanto riguarda Benetton, guarda, leggo anch'io i giornali, non ho rapporti, quindi staremo a vedere che evoluzione ci sarà, punto. Cioè non entro nel dibattito perché non sono assolutamente preparato. Grazie. Federiva. Grazie, buongiorno Ansa. Presidente. A proposito dello stato d'emergenza che potrebbe essere prolungato, come sappiamo, fino al 31 ottobre, quali ricadute ci potrebbero essere nella, non vorrei chiamarla decretazione, insomma, nell'attività di ordinanze regionali ad oggi? Ma guarda, allora, per la mia esperienza, potremmo liquidarla col tema, resteranno in piedi, immagino, i soggetti attuatori, cioè i presidenti di regione continueranno a essere i soggetti attuatori. Punto. La legge dice, ma lo dice anche la Costituzione, che davanti a una pandemia ci vuole un coordinamento nazionale, e ci sta, cioè non è che tu puoi andare a fare gli accordi con tutte le regioni d'Italia ogni volta. Debbono chiarire se c'è emergenza, ve la scandisco bene, se sì, quanta ce n'è, e una volta saputo quanta ce n'è, che poteri ci vogliono per, in base a quanta ce n'è. Invece siamo partiti a parlare della casa, ma dal tetto. Allora, se c'è e se sì, quanta, e se una volta definita quanta, quanto potere ci voglia per gestire quel quanto, no? Però il Parlamento è sovrano su una roba così. La seconda domanda, Presidente, c'è qualche riscontro sull'attuazione dell'ultima ordinanza in questa prima settimana di sua applicazione rispetto appunto all'importazione di virus dall'estero, quindi l'attività di tamponi, controlli, quali sanzioni? Allora, si sta assolutamente lavorando su questo fronte, ne abbiamo incontrato anche i direttori generali questa mattina e in maniera assolutamente collaborativa cercheranno, ma non per un fatto di ghettizzazione, voglio che sia chiaro, ma semplicemente un fatto di contiguità e di servizio. Molte comunità si sono messe a disposizione, penso i bengalesi con atto assolutamente di disponibilità, piuttosto che altre comunità, i kosovari. Visto e considerato questo, anche il periodo dei ricongiungimenti familiari, delle vacanze e quant'altro, di mettere anche in sicurezza loro, per cui tutte le ULS sono a disposizione per fare test e andare avanti anche su questo fronte. Ma ripeto, non è una questione di residenza o di carta d'identità, è una questione semplicemente sanitaria. Come prima li facevamo a tappeto su di noi, perché eravamo noi quelli infetti. L'ANSA. Sì, buongiorno Presidente. Prima sottolineava il deficit da parte dell'OMS per quanto riguarda i paesi stranieri di possibili focolai e del blocco per venire in Italia. Ma c'è un'indicazione invece dal governo centrale in questa situazione che vada oltre? Ma c'è un'indicazione che sono la sospensione di voli su 13 paesi, questa è un'indicazione forte. Dopodiché io penso che sia fondamentale che ci sia una regia da parte dell'OMS di natura sanitaria. L'OMS è l'ONU della sanità, quindi sia fondamentale che i diversi stati membri partecipanti o più o meno partecipanti, adesso c'è qualcuno che se ne vuole anche andare, partecipano al contesto dell'OMS, abbiano indicazioni, perché non può diventare, come si può dire, un problema di uno stato rispetto a un altro, di dire tu arrivi con l'aereo o tu no. Ci vuole anche una regia internazionale su questo. Cioè c'è un paese che ha un livello di infezione importante, adesso l'OMS che dice bene, lì si fa l'embargo,
rispetto, perché? Perché il virus arriva, vedete come accade qui, arriva, è più virulento, può creare problemi, soprattutto trova un terreno di crescita che è diverso, cioè non è un terreno, perché tu magari l'immunità di gregge per una mutazione non ce l'hai più per quella che ti arriva nuova. Sì, ma il governo poi non può mica farlo, visto che... Ma lo ha fatto, ha sospeso 13 paesi per i voli, il governo l'ha fatto, la scorsa settimana l'ha fatto. Se non avete altro, Fois Giacomozzo Tosato. Buongiorno Presidente, volevo chiederle com'è la situazione alla casa di riposo Bombozzola, di Ferra di Bombozzola. Solino. Bombozzola di Ferra di Solino. Ma guarda, assolutamente sotto controllo, e fra l'altro dottor Rigoli dopo ve ne può anche parlare. Vi dico semplicemente che se è partita la macchina della indagine epidemiologica, 208 tamponi subito il primo giorno con i risultati alle 4 del pomeriggio, poi gli altri tamponi adesso ancora in corso, si è ricostruito ormai tutta la situazione, nel senso che sotto controllo, identificati positivi oltre al famoso positivo al caso zero, definiamo così, ma non era un contagio primario, se non è un cittadino che è andato in un paese straniero e si è portato a casa il virus, ma è un contagio secondario, ci sono due operatori, adesso si sta facendo un ultimo screening, posso anche dirvelo, tra i familiari, tra alcuni familiari, perché sembra ci sia forse un nucleo di cittadini che sono venuti dall'Australia che sarebbe bene testare, perché magari può essere che troviamo delle positività, tutto qua, nel senso che lì diciamo, ho sentito il dottor Rigoli anche ieri sera, insomma, si spera di chiuderla con nessuna mortalità e chiuderla assolutamente bene questa partita. E avevamo Giacomozzo e Tosato. Buongiorno. Presidente, le volevo chiedere Buongiorno. Se sulle case di riposo, a parte questo caso... Dopo ne parla l'assessore Lanzarini alla fine. Ah, perfetto. E l'altra cosa allora che chiedo è come stanno i bambini e i giovani che hanno contratto in questa fase ultimamente, negli ultimi giorni, insomma, il virus? Non te lo so dire. Immagino bene, perché non abbiamo informazioni... Sono asintomatici, però non, cioè dirti al 100% tutto ok, no, perché non ho informazioni, sappiamo che sono asintomatici, forse ne avevamo uno che aveva sintomi, se non ricordo male. Sì, i due gemelli di 4 anni di questa mattina, ah, perché voi non sapete i casi, due gemelli di 4 anni questa mattina. La mamma è straniera. Padova. Comunque nel report che vi mando dopo c'è tutto. Non... Altro? Filippo? Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Intanto, come dire, stiamo parlando di dati, lei ha annunciato la sequenziazione del virus serbo, però a me sembra evidente che basta un po' girare, aprire gli occhi e si nota che siamo davanti a un cessato allarme generalizzato. La gente non teme più il virus. Di persone con le mascherine io ne vedo veramente poche. Le distanze sono un optional, nel senso che sono affidate più che altro alla buona volontà di ciascuno. Secondo me, come dire, è un fatto oggettivo del quale bisognerebbe prendere atto, che la gente non teme più questa diffusione. E quindi i comportamenti saranno conseguenti, al di là di quello che possiamo dire e di quello che possiamo far notare. Però mi dica lei se ha l'impressione in giro di una situazione di allarme, di timore, di paura. Io no, francamente. Sì. La seconda, questa era una considerazione sulla quale mi interesserebbe la sua opinione. La domanda vera e propria riguarda invece proprio il virus serbo, ovvero abbiamo letto che c'è questo brutto focolaio in Serbia, cioè dove hanno ripristinato il lockdown, c'è un'onda carsica che si sta muovendo poi verso la Slovenia e la Croazia. Da questo punto di vista si è sentito con il suo collega Fedriga del Friuli, c'è in programma qualche azione di contenimento particolare, perché poi il Friuli è, come dire, l'autostrada naturale per il Veneto. Grazie. Prego.
No, mi sono sentito con Massimiliano Fedriga anche ieri o l'altro ieri, sabato o domenica, non mi ricordo più. E lui continua con il piano di sanità pubblica e quindi con gli screening anche su comunità straniere. E penso che questo è quello che possiamo fare. Dopodiché il tema delle frontiere è un tema nazionale, vi ricordo. Dall'altro dobbiamo però anche ricordare che noi dovremmo prendere atto che noi siamo stati, dopo Wuhan di fatto, dopo Wuhan e la Corea, siamo stati i primi nel mondo occidentale ad avere il virus. Noi abbiamo mesi di anticipo su altre comunità. La Serbia sta vivendo oggi quello che noi vivevamo a marzo, per capirci. E quindi è inevitabile che, notate cosa sta accadendo in Florida adesso, no? Non si parla più di New York, si parla della Florida. Cosa sta ancora accadendo in Brasile, in America Latina? O quello che sta accadendo in Israele? Per cui questi focolai adesso stanno facendo il giro del mondo, come accade nelle pandemie, e poi si spegneranno. Dopodiché le mascherine, guardate, io continuo a dire che il distanziamento sociale e la mascherina sono delle regole che ci hanno dato, no? Dopo, per carità, a tutti commette di farla leggerezza, a tutti commette, capita di trovarsi in situazioni magari dove non ce l'hai o non la porti o quello che è, però bisogna, e come ho sempre detto e nessuno può smentirmi, partire da un presupposto che il virus, finché ci dà contagiati, c'è, punto. Dopodiché tu puoi decidere, lo diceva un vostro collega giornalista, uno può fare anche la roulette russa, no? Voi sapete, no? Cioè, carichi la pistola, metti un proiettile solo e tu dici, vabbè, ma ci sono 1000 fori, ho messo un proiettile, è una possibilità su 1000 di avere il proiettile che esce, però accade anche che una volta su 1000 esce il proiettile, no? Per cui bisogna stare attenti. Dopodiché, sapete, non è neanche facile in questo contesto, in un mondo nel quale è giusto che ognuno abbia la sua idea, e in un mondo nel quale io accetto anche l'idea di chi mi dice che è tutta un'invenzione, accetto anche queste, anche se non le condivido. Però la mia libertà finisce dove inizia la tua e viceversa, la tua libertà finisce dove inizia la mia. Ecco, nel rispetto delle idee di tutti, però è difficile anche dare informazioni ai cittadini quando trovi comunque che c'è una corrente ormai importante di gente che dice che il virus è tutta un'invenzione, che il virus è l'influenza, che addirittura abbiamo ammazzato i cittadini nelle terapie intensive, che non serviva niente. Poi a fianco magari ci si mettono anche degli operatori, dei clinici che dicono sì, però... capite che cioè, in un mondo nel quale tutti hanno la patente di premio Nobel, io ne prendo atto, io non ce l'ho la patente di premio Nobel, sento i clinici e mi dicono, allora uno si chiede, bene, guardo le tabelle, adesso girano le tabelle di mortalità, non sono morte persone più degli altri anni, quindi vuol dire che il virus non pesa niente, sì, premesso che non sono morti in strada ad esempio, perché non abbiamo avuto altre mortalità, ma tutto ciò premesso, ma come sono morti questi pazienti? Sono morti cercando l'aria, l'ossigeno, non sono morti nel sonno come è accaduto qualche anno fa, e quindi penso che sia un fatto anche di dignità, no? Dopo un po' io allargo le braccia quando leggo che il problema è solo delle big pharma, della massoneria e di altre menate del genere, quando, cioè, se tu vuoi far colpo basta dire che uno è massone, che un altro è Bilderberg, che un altro è con le multinazionali, cioè, cosa volete che vi dica? Non so cosa dirvi. Addirittura siamo arrivati al punto nel quale siamo attaccati per i vaccini. Allora, siamo l'unica regione che ha raccomandato il vaccino anti-influenzale. È una colpa anche garantire a chi vuole vaccinarsi di farlo vaccinare. Se siamo in un paese libero, ognuno sarà pur libero di fare quello che vuole, o no? O funziona che chi non vuole i vaccini vuole anche che chi vuole vaccinarsi non si vaccina? Siamo l'unica regione che è finita in tribunale per difendere la libertà di scelta nei vaccini. Voi l'avete scritto quintali di pagine, no? Noi avevamo un modello vaccinale che prevedeva la libertà di scelta e ci è stato tolto per legge e abbiamo anche ricorso e abbiamo perso. Adesso sembra che il mondo si sia capovolto, che vabbè, ne prendo atto, cosa volete che vi dica? Mi spiace quando fa questi discorsi, ma sono dei clinici che banalizzano cose che io sento da loro colleghi poco banalizzate.
Mi scusi, chi è esattamente che vi attacca sul fronte vaccini? Sta alludendo alle aggressioni sul web? Ma sì, ma non guardi, cioè, a me, io posso dire, io rispetto le idee di tutti, anche di chi dice io voglio fare una vita, ma cioè, un discorso è l'esprimere una considerazione, un discorso partire dal presupposto che il tuo interlocutore sia un ciarlatano. Perché così non si ragiona, questa è una comunità che non crescerà mai con questo sistema. Però chiuderei qua e parlarvi di una roba molto più importante. Vi ricordate che vi ho detto che stavamo testando una modalità che poteva essere una novità per sostituire i tamponi? Allora, il tampone è ancora l'unica modalità diagnostica. Però giustamente io vi ho sempre detto, guardate, davanti a una pandemia e una massa critica di pazienti come quella che abbiamo a livello mondiale, è inevitabile che tutte le case farmaceutiche cerchino di produrre qualcosa che sia molto più veloce. Cioè, uno si fa il test di gravidanza in casa velocemente, si fa la glicemia a differenza di una volta in 3 secondi, si fa altre robe, non si capisce per quale motivo il Covid deve essere ancora legato a un tampone che ci vuole un operatore specializzato a farlo, poi viene messo dentro, portato in laboratorio, e processato. Bene, noi abbiamo testato, ve lo dirà il dottor Rigoli, ormai 1000 tamponi rapidi vengono dalla Corea in doppio, cioè tampone normale e tampone rapido. L'errore è stato su 1000 uno che ha dato un falso positivo, non falso negativo, ci ha detto che una persona era positiva ma non lo era. C'è qualcuno che lo vuol far subito? Ma sì, chi è? Uno, ne basta uno però, Rick. Un giornalista però. Rick si è candidato. Vieni qua Rick. In 7 minuti abbiamo il risultato. Speriamo che non sia positivo, sarà la notizia. Allora lo faccio io. Ah, ma vuol dire, recuperiamo, mettiti qua, mettilo qui centrale, così recuperiamo anche il tampone. Dove è? Dove è? Treviso? Allora, intanto vi dico io, stiamo parlando, dopo il dottor Rigoli le spiegherà tutto, di un tampone, è proprio un tampone, molto più flessibile, si infila nelle due narici, reagente, 7 minuti dalla positività. Capite che adesso il dottor Rigoli con l'Istituto Superiore della Sanità si sta muovendo per la validazione, ma già dice che anche altre ditte a livello internazionale stanno portando avanti questa partita. Quindi capite che come piano anche di screening si va a una velocità che si passa dal carretto con i cavalli a Ferrari come velocità. Guarda, costa 12 euro, spingi, fa male, eh? Dà fastidio ma non fa male. Fatto, puoi andare. Non vuoi niente? Niente, la mettiamo in due dopo averlo messo sul naso. Vai. Guardate, fai vedere come. Lo infila dentro al kit. Si strizza. Ma se vuoi dirlo qua. Io non so perché non abbiamo un portatile. Viene intinto in questo liquido, viene strizzato. Il tampone poi viene eliminato, lo mettiamo qua dentro, viene messo un dispensatore di gocce, ecco qui, si mettono 3 gocce, 1, 2, 3, fatto, 7 minuti abbiamo il risultato. 13.03, prego dottor Rigoli, si sta già colorando. Sì, Rigoli, se no spiega. No, devo mettere, ecco qua. Perfetto. Sei molto vicino. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Allora, il test è un test rapido, la novità rispetto agli altri test rapidi è che questo va alla ricerca diretta del virus. Avete visto a livello rinofaringeo e praticamente va a prendere l'ipotetico virus nella cosiddetta cantina
che noi chiamiamo dei batteri dietro nel retrofaringeo, viene stemperato in questo liquido e viene distribuito in questa saponetta. Cosa succede? Succede che quando io metto le goccioline nella saponetta, il liquido nasale migra, inizia a migrare lungo la saponetta, e c'è un punto in cui sono presenti degli anticorpi specifici contro il virus Covid-19. Se esiste il virus, si attacca agli anticorpi specifici, c'è una reazione cromatica per cui mi viene la bandina rossa. Se invece è negativo, non avviene questa reazione. Alla fine della corsa c'è un controllo positivo, per cui, perché mi dia la sicurezza che è avvenuta la reazione, io devo avere la bandina del controllo positivo. Allora, per il nostro giornalista, per la tranquillità del nostro giornalista, vi dico già che vedo che è già negativo e che la bandina del controllo è venuta positiva, quindi dopo ve la passo. Questo è un test rapido, noi l'abbiamo provato su circa 1000. Questa qui è la, potete già controllare che c'è la reazione. È già sufficiente se il controllo. Allora, la questione è questa. Questo è considerato un test di screening, per cui noi non facciamo diagnosi definitiva se è positivo, ma se è positivo lo confermiamo con la biologia molecolare. Quindi tutti i positivi poi arrivano da noi e li confermiamo. Tenete presente però che la velocità dell'analisi ci consente immediatamente di isolare l'ipotetico positivo. Noi abbiamo, non solo noi l'abbiamo provato, ci sono altri centri che lo stanno provando parallelamente, per esempio Vicenza, che lo ha utilizzato anche per i pazienti che voi sapete, quelli positivi dal Kosovo, e che sono stati riconosciuti da questo test come positivi. Naturalmente sono stati fatti in doppio, per cui noi adesso dobbiamo raccogliere una quantità sufficiente di positivi, perché dobbiamo arrivare a 100 e non siamo ancora a 100, oltre gli altri che sono negativi, per trasferire tutti i dati alla Capobianchi, alla professoressa Capobianchi e al Ministero, perché prendano in considerazione di inserire nel piano di sanità pubblica questo test. La Capobianchi è la professoressa che dirige la virologia allo Spallanzani, che è quella che ha sequenziato il virus, che è il centro di riferimento italiano. Vi dico che questo è l'inizio di un nuovo approccio diagnostico, perché nei prossimi giorni, settimane, vedrete che arriveranno delle novità e quindi ci daranno la possibilità di fare una diagnostica rapida a tappeto. È una cosa molto semplice, tenete conto che stiamo ipotizzando di utilizzarlo nei pronto soccorsi, perché i pronto soccorsi hanno ripreso ad avere affluenza elevata, per cui con la storia di aspettare il tampone positivo o negativo fatto in biologia molecolare, certe volte i pazienti devono stare là un'ora e mezza, due ore e mezza. Questo test rapido mi consente subito di classificarlo. Il positivo viene isolato e viene confermato il test. È semplice, banale se volete, ma è molto efficiente. Tutto qua. Io, quando ho preso il microfono, volevo ringraziare, se mi è concesso, la dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico, perché ci aiuta molto in quello che ha fatto. E mi permetto di fare una considerazione prima delle domande: che la clinica è fondamentale. Noi siamo microbiologi, lavoriamo in laboratorio, ma dobbiamo sempre stare attenti ai segnali della clinica. E la clinica ci diceva che alcuni ceppi erano più virulenti di altri, e adesso si inizia a dimostrare anche dal punto di vista della sequenza del virus. Domande, Bonnet,
Ora, uno, due, tre, vai, Bone, detto sì. Esatto. Ormai lo vado sempre sul tempo. Professore, due domande. Dottor Rigoli. Sì, dottore, scusi, dottore, sono abituato io, professori, un po' no, faccio confusione. Certo, no, allora, no, io sono un manuale della microbiologia. Sì, va bene. Dovete scusarmi, devo andare. Avete altre domande per me? Allora, vi lascio in ottima compagnia, dottor Rigoli, e poi l'assessore che vi dice della telefono. Guardate, sta roba è strepitosa. Cioè, se fossimo il 21 febbraio e avessimo quello che abbiamo in mano oggi, correremmo a 100 all'ora, invece noi siamo partiti a 5 all'ora. Perché allora avevamo il risultato di un tampone dopo 4-5 giorni. Immaginate cosa che fa anche di più, cioè dipende poi dalla capacità produttiva. Io so che a qualcuno magari non potrà piacere questa roba, ma io ve lo sto dicendo da mesi, è inevitabile dal punto di vista industriale, si vada a industrializzare il processo. E questa è la soluzione, c'è il test rapido, è inevitabile. Cioè noi dobbiamo capire che sta cambiando il mondo sul controllo. Questo è coreano, detto, no? Sì. Ma ce ne sono anche altri. Ne stanno arrivando da tutto il mondo e anche dall'Italia. Sì, il costo è di 12 euro, se voi pensate che il test in biologia molecolare costa 18 euro, noi risparmiamo ogni test 6 euro. Grazie, arrivederci. Vabbè, una domanda ho già risposto, volevo chiedere il costo. La seconda è se è commercializzabile tra i privati, cioè un'azienda potrebbe acquistarlo per i suoi dipendenti in modo da screenarli tutti in massa in 10 minuti, grazie. Assolutamente sì, nel senso che è come i test rapidi per gli anticorpi. Tenete presente però, questo è un punto fondamentale, quando c'è la positività va immediatamente, diciamo così, avvertita la sanità pubblica e va fatto l'approfondimento con il test in biologia molecolare, perché rimane a livello mondiale l'unico test che fa diagnosi in questo momento. Prego. Sì, grazie. Abbasso anche qua, scusate la voce. Se oltre appunto, pensando ai test precedenti, c'era per esempio difficoltà di avere reagenti, avere altre cose, questo tipo di test, che tipo di problematiche invece potrebbe avere, se ne ha? Cioè, dal punto di vista della fornitura? Esatto. Sì. Nel tempo, nella quantità abbondante che deve esserci. Ma guardi, per quanto riguarda la produzione di questo test, in teoria dovrebbe essere più semplice. La seconda considerazione che faccio è che moltissime sono le aziende che si stanno preparando per produrre questo test, sia aziende, diciamo così, non grossissime, sia le multinazionali. Quindi io penso che non dovrebbero esserci problemi di approvvigionamento. Probabilmente ci saranno all'inizio, perché ovviamente quando partiamo con... perché sono lì tutti che stanno a aspettare, poi basta che parta qualcuno, come è successo, vi ricordate, con il test rapido in biologia molecolare che abbiamo messo in Veneto e dopo lo hanno voluto tutte le regioni. Credo che accadrà la stessa cosa. Voglio dire. Grazie, buongiorno dottore. In parte ha già risposto, volevo chiederle se ci sono altre realtà extra Veneto che stanno testando questo tipo di strumento. Sì, le aggiungo anche che arriveranno dei test ancora più sensibili, perché questo fa la ricerca diretta del virus, positivo o negativo. Ci saranno dei test che andranno a cercare sempre l'antigene, il virus, e andranno ad amplificare il segnale. Quindi non il RNA, il DNA, perché non stiamo parlando di biologia molecolare, ma amplificheranno il segnale. E ci saranno test che saranno legati a degli strumenti, quindi tutto registrabile anche e quindi più fruibile ancora. La seconda domanda è ultima, per la sua esperienza, finora siamo a una media, mi pare, di 9.000 esami al giorno in Veneto come capacità. Sì. Con questo tipo di strumento invece quanto potrebbe essere moltiplicato? Mi pare di capire ad infinito. Ma guardi, allora, per inquadrare bene la questione, io rappresento il meccanico che mette a posto
le gomme, lo dà alla macchina che deve andare a correre. Adesso noi abbiamo questi dati qui e lo consegniamo all'assessore e alla dottoressa Russo, che dovranno poi decidere su quale settore andare a iniziare a screenare. Quindi un po' alla volta dovremmo ragionare su questo approccio. Se non sbaglio, toccava Tosato, ho saltato qualcuno, no? Buongiorno dottore. Lei ha accennato lì a una saponetta. Che cosa, di cosa si tratta? È il materiale che consente di verificare la positività o la negatività del soggetto? Sì, noi ormai usiamo questo termine saponetta come test, come si usa nel test della gravidanza, come si usa per il test degli anticorpi, no? E ha sempre questo tipo di, diciamo, di procedura. Si mettono delle gocce e poi c'è questa migrazione. Il tema è che mentre prima andavano a cercare gli anticorpi, quindi una ricerca indiretta della diagnosi, qui invece va a cercare direttamente il virus, quindi ci cambia la vita, questo è il punto. Diceva che l'avete sperimentato soprattutto nei pronto soccorso? L'abbiamo sperimentato sui pronto soccorsi, sì. L'abbiamo fatto in doppio, con grande soddisfazione, e diciamo così che i casi positivi che abbiamo trovato, quei pochissimi casi positivi che abbiamo trovato al pronto soccorso, si sono confermati in biologia molecolare. Non vi nascondo che sabato e domenica li abbiamo usati in doppio per il focolaio che abbiamo dovuto affrontare nell'RSA di Fara di Soligo. Cristina Giacomuzzi. Buongiorno dottore. Le chiedevo a che punto siete, perché da quello che ho capito dovete arrivare a un numero di 100 positivi. Sì. Adesso quanto vi manca per arrivare alla... Siamo intorno a una quarantina di positivi. Tenga presente però che proprio ieri, domenica, ho sentito i colleghi delle altre hub, sono pronti a partire, quindi dovremmo velocemente arrivare a questo centinaio di positivi. Cioè altri hub, quindi vuol dire altre ULS allora? Gli altre ULS, sì, sia l'ULS, il direttore Scibetta, che è la ULS 6 Euganea, sia Vicenza che è già partita, probabilmente anche Verona, per cui velocemente anche Mestre abbiamo coinvolto in questo monitoraggio, e quindi dovremo, sa, più lentamente andiamo vuol dire che meno casi abbiamo, quindi è una buona... esatto. Se ci mettiamo più tempo sarebbe meglio. E volevo chiederle un'ultima precisazione, quando si parla di virus diversi, questo è in grado di agganciare, recepire, sì, e sì, qualsiasi tipo di... Sì, sì, fa tutti e due, perché è una zona ampia e poco, diciamo così, settoriale. Grazie. Direi che possiamo dare la parola all'assessore Lanzarì, se non ci sono altre domande per il dottor Rigoli, che magari parliamo dell'RSA, la situazione nell'RSA. Grazie. Ci può parlare su Rigoli? No? Sì, sì, grazie. Sì, allora, la situazione per quanto riguarda l'RSA continua il monitoraggio, perché loro rientrano nel piano di sanità pubblica. Quindi vengono continuamente fatti ogni 30 giorni i tamponi a tutti i dipendenti e a tutti gli ospiti. Prova ne è che anche con le verifiche che si sono state è stata trovata qualche positività asintomatica. Altra cosa invece è il cluster di Farra di Soligo. Allora, in questo caso, appunto, voi sapete, insomma, rispetto a una... Al primo, il paziente zero riscontrato positivo, è partita subito la macchina organizzativa, e quindi io ringrazio sicuramente l'USL di Treviso, l'USL trevigiana
il SISP, la microbiologia, perché voi tenete conto che subito sono stati testati tutti gli ospiti e tutti gli operatori, mi sembra 208 persone. È stata allargata la maglia poi dei contatti. Voi sapete che noi abbiamo 14 giorni, teniamo, ogni struttura tiene l'elenco dei visitatori, quindi sono stati chiamati i visitatori che sono stati nei 14 giorni precedenti, i fornitori, e quindi altri 80 tamponi. Mi sembra l'esito è quello dei 6 positivi tra gli ospiti e 2 tra gli operatori, con la notizia, come diceva il Presidente, che il virus sembra, appunto, sembra, quindi ipotesi, che sia appunto entrato tramite un operatore che aveva avuto questi contatti, che dovrebbe aver avuto questi contatti con degli ospiti stranieri che è venuto in contatto. Però sono ipotesi che stiamo adesso vagliando, insomma, quindi non sono ancora ipotesi certe. Però questo cosa dimostra? Dimostra che la macchina organizzativa, quando si muove, riesce in maniera puntuale a individuare, fare l'analisi epidemiologica e anche chiudere, perché in questo caso noi siamo riusciti a chiudere un reparto, perché era tutto molto circoscritto in un reparto, e quindi far sì, insomma, che tutto fosse molto limitato. Questo vuol dire che il piano di sanità pubblica funziona, se così, insomma, messo in atto e in maniera tempestiva. Quindi la celerità della diagnosi dei tamponi è fondamentale, e questo sicuramente è uno strumento che diventa fondamentale proprio nell'individuare in tempi celeri quando ci dovessero essere cluster o situazioni di questo tipo. Domande? Bonet. Sono tornato prolifico. Allora, volevo chiedere questo, assessore, sul tema delle liste d'attesa per le prestazioni, impatto Covid, sì, e prestazioni rimaste indietro, mi può fare un punto di come siamo messe? Ma lì allora noi abbiamo avuto un grosso problema iniziale, voi sapete, con il discorso delle linee telefoniche, dei centralini telefoniche, per l'intasamento appunto delle richieste rispetto alle prestazioni che erano state sospese, quindi marzo e aprile, tutta marzo e tutto aprile, in linea di massima. Sono state potenziate le linee telefoniche in quasi tutte le aziende sanitarie, proprio per permettere, insomma, un po' di accelerare rispetto, insomma, a questo che era un disservizio che si era creato. Le aziende si stanno organizzando con turni aggiuntivi rispetto appunto a cercare di smaltire liste d'attesa, e in alcuni casi sono stati anche dati degli extra budget, ove possibile, dove ci sono appunto anche i presidi di extra budget, proprio per cercare di smaltire più liste possibili d'attesa. Vuol dire che c'è stata una crite con una delibera di giunta che mi sembra l'ho portata giovedì scorso, in cui in alcune situazioni per la specialistica sono stati dati dei budget aggiuntivi a degli erogatori privati, accreditati e convenzionati, proprio nell'ottica di cercare di smaltire alcune situazioni che si erano accumulate, tipo, non so, l'oculistica, penso, piuttosto che alcune visite dermatologiche, cose di questo tipo. Domande, Filippo? Io volevo tornare un attimo a questa cosa che mi ha colpito, le minacce, gli insulti, questa carica di ostilità che si registra sul web a 360 gradi, e quindi un pochino colpisce tutti gli operatori nei vari ambiti, insomma, immagino anche nell'ambito della sanità, c'è chi lancia accuse, c'è chi... Lei ha avuto anche lei riscontri di questo tipo? Ma sì, cioè, nel senso che ci sono sicuramente stati momenti in cui probabilmente la dialettica non è più una dialettica costruttiva, ma più una dialettica di attacco, e anche, insomma, sicuramente non nell'alveo della correttezza. Quindi c'è stata sicuramente. Altre domande? Deriva. Solo per concludere, buongiorno Assessore, questo test ultra rapido quindi potrebbe per esempio essere implementato nelle case di riposo per i motivi che si è detto? Come diceva il dottor Rigoli, adesso noi andremo a rivedere il piano di sanità pubblica,
quindi rispetto appunto a quelle che sono oggi le categorie che sono sottoposte a screening continuativo, e faremo una valutazione appunto con la prevenzione rispetto all'utilizzo, l'allargamento anche di questo, di questa modalità. E con questo vi ringrazio, ci vedremo alla prossima convocazione. Abbiamo visto, si è appena conclusa la conferenza stampa alla sede regionale della Protezione Civile e tra l'altro voglio ricordarlo, abbiamo visto anche che sono state illustrate le modalità di questo nuovissimo tampone, tra l'altro molto veloce e molto meno costoso. Reto Zaia, se l'avessimo avuto sin da subito saremmo partiti a 100 all'ora con tutto quello che concerne la cura e il trattamento del Covid, del coronavirus. Siamo partiti molto più a rilento, siamo partiti a 5 all'ora, detto, e poi ovviamente di passi, pensate dall'inizio, da febbraio ad oggi, i passi da gigante che sono stati compiuti proprio anche dalla medicina e dalla ricerca. E allora assieme adesso diamo uno sguardo alla tabella che è stata divulgata proprio questa mattina da Azienda Zero. Il governatore Zaia ha già dato qualche anticipazione, ma vediamo subito che ci sono altri 4 nuovi casi positivi, un totale di 19.401. Sono 1.293, restano 1.293 le persone in isolamento domiciliare, e quindi insomma la situazione con questi 4 nuovi positivi pare non voglia migliorare, mentre la cosa positiva è quella della terapia intensiva, che resta invariata, 0 casi in terapia intensiva, restano 9 di cui 3 positivi, solo 3 positivi, 3 nuovi casi in area non critica, un totale di 144 pazienti ricoverati in area non critica. E ad oggi ancora altra notizia buona è quella legata proprio al fatto che non si sono verificati decessi da ieri sera alle 5, quando insomma è stato divulgato l'ultimo bollettino, ad oggi. Quindi buone notizie che si spera continuino così. Abbiamo sentito, poi comunque avremo modo anche di rilanciare anche l'intervista del governatore Zaia, sentiremo nei nostri telegiornali, faremo il punto per capire quali sono gli elementi principali che sono stati sollevati dallo stesso Zaia, e insomma tra l'altro anche sul piatto la questione dei nuovi casi che interessano specialmente le case di riposo della nostra regione. Quindi anche la stessa assessora Lanzarin ha cercato di puntare l'attenzione sulle nuove case di positività che si sono registrati. E adesso facciamo un passo, insomma andiamo a vedere adesso la situazione scuola. Abbiamo visto poco fa nel nostro notiziario, prima dell'intervento di Zaia, abbiamo parlato di scuole dal punto di vista esteriore, quindi di edificio. Adesso invece parliamo di scuole, di ragazzi, di studenti. Andiamo a Romano Dezzelino, perché alcuni studenti, alcuni ragazzi dell'indirizzo musicale della media di Romano Dezzelino hanno raggiunto risultati davvero eccelsi al concorso nazionale di musica che si è tenuto a Trento. Accordarsi è possibile, per questa edizione 2020 è diventata Accordarsi è sempre possibile. Al concorso nazionale, indetto quest'anno in forma digitale causa Covid, dall'Istituto Comprensivo 37, dal Liceo Coreutico Musicale Bonporti, i ragazzi della media di Romano Dezzelino hanno eccelso. Ancora di più il valore aggiunto che dà la nostra scuola è venuto fuori proprio per la natura della preparazione che in un contesto, ripeto, eccezionale ha dato risultati così belli. Eva e Valentina, Anna e Pietro, Giacinta e Jacopo e ancora Tommaso, Massimo e Marisol. Primi e secondi posti sul podio per questi giovanissimi di prima e seconda della media Giardino, che se la sono vista con altri oltre 500 giovani musicisti da tutta Italia. Un traguardo importante per questi studenti, seguiti dai professori Roncato e Zardo, nonostante le difficoltà delle prove a distanza.
da ripetere, ovviamente lasciando da parte il Covid. Assolutamente sì, questa è stata un'esperienza particolare, sicuramente continueremo anche così, però vogliamo che il prossimo anno tutti i ragazzi possano assieme concorrere come è la nostra tradizione. Davvero davvero bravi questi ragazzi. E continuiamo a parlare di giovani, giovani allievi e antichi mestieri. Passare. È stessa cosa che è semplice imparare a fare queste cose. E tutto sta poi sapere trovare un'immagine nella pietra, nel legno. Non parto mai, ripeto, con un'idea. Trovo l'idea lavorando. Lo scalpellino che modella la pietra, il maestro orafo, il velaio, il calzolaio, il costruttore di strumenti a percussione. Riscoprire gli antichi mestieri grazie agli artigiani che mettono a disposizione la loro tecnica e il loro sapere a servizio di giovani allievi interessati ad apprendere un lavoro. Monselice è il comune veneto che fa da apripista al progetto Artibus, un'iniziativa pensata un anno fa che poi è rimasta bloccata a causa del Covid, ma che ora è partita grazie al sostegno della regione. L'idea è venuta al sindacato Labor e all'Augusta Contrada di Marendole. I giovani che vi partecipano potranno lavorare nei laboratori artigianali, nelle botteghe che hanno aderito al progetto fino a dicembre. Dare occupazione, di rivalutare un territorio, gli antichi mestieri, ma anche le professionalità che sono legate a questi antichi mestieri, perché si stanno perdendo, ahimè. E oggi possiamo dire che questo progetto sta prendendo forma perché ha avuto l'adesione di tanti maestri artigiani. L'iniziativa nasce con il duplice obiettivo, quello di recuperare e valorizzare la manualità legata ai vecchi mestieri del territorio e fornire al contempo prospettive professionali ai giovani. Da un lato si recuperano antichi mestieri e che potrebbero diversamente andare persi, quindi mestieri artigianali che sono un po' la nostra cultura, come dicevamo prima appunto, che sono la nostra cultura e che potrebbero anche diventare il nostro futuro. Prima dei saluti ricordo l'appuntamento alle 16 con tutto quello che concerne la parte sportiva, di conseguenza Zumba, Tai Chi, ginnastica dolce e poi alle 18 come sempre spazio alla Santa Messa in diretta dal Santuario della Basilica del Santo di Padova. Quindi sono questi appuntamenti che restano sempre fermi, punti saldi per tutti voi che ci seguite da casa. E grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona giornata.